my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Per i quattro, palatino. Grazie, per il risa. Buonasera, papere. Come stiamo, andiamo? Siamo pronte, cariche calde per la serata. Siamo on fire. Dai, grazie per i 21, palatino. 29 per l'armata. Siamo pronte, eh? Andrea, hai visto Cosa è successo oggi? Cosa è successo? Sto cazzo. No, me l'hai fatta, zio. Grande, la bella, bro. Fillo, grazie per la. <ride> Fillo, grazie per l'anno. Patatino. Allora, stasera abbiamo un sacco di bella robina interessante da vedere, ovviamente, però non devo ancora decidere in che ordine la vediamo, perché abbiamo un po' di robetta da vedere, tutta abbastanza interessante, ma. Mm, 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 mm. Dunque, io direi. Io propongo. Io propongo di partire con un po' di riscaldamento con della stand-up comedian per poi partire al succo. Per poi partire al succo e vedere direttamente il video principale The Real, grazie per l'anno patino, grazie per il Per il resto, papere, direi che abbiamo i The Show Sì, The Show lo vediamo, quindi The Show lo vediamo tranquillamente Tutto bene a casa? No, 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 no è tutto un disastro. Sto pensando di andare in analisi. Eh, vecchie memorie di violenza domestica stanno riaffiorando nella mia mente, portandomi, obbligandomi a una forte introspezione che mi costringe ad analizzare a fondo la mia intera esistenza, ripercorrendola dall'inizio alla fine da un tratto ancestrale filosofico. Quindi. No, Scusate, sto delirando. Ah, sì, grazie per i cinque, tizio, grazie per i cinque. Trova il parmale ha piovuto: sì, di brutto. Mm. Ha piovuto di brutto, cazzo C'è stato mm, Non so se è Ferraro o Modena Tutto allagato o Via Granarolo, tutto allagato, voglio dire Quindi sì, qua stiamo esondando Tra un po' per andare fuori di casa Devo prendere la canoa più che la macchina quindi... Però adesso sembra più smesso, speriamo che si contenga Io direi senza dubbio Alcuno di partire con beh, il video. Beh. Inai, grazie per il 19, palatino! Io ho imparato tantissime cose da mia madre, perché beh, gli le chiedevo. Eh, in modo carino, come fa un bambino. Cioè scoprivo una parola nuova, andavo da lei, da piccolo, e dicevo, mamma, cos'è il cinema? E mia madre aveva un modo molto figo di spiegarmi le cose. Non mi diceva niente, mi prendeva, mi portava nel posto, tipo una sala con delle poltrone, un proiettore, psh, la luce che partiva e c'era. Mm -hmm. Questo è il cinema. Bellissimo. Un... C'è da dire che io... A 12 anni ho chiesto alla mia prof che cos'era il Viagra, quindi... <ride> Però, vabbè, diciamo che non è che era volontario, cioè... Avevo sentito quella parola, ero curioso, e ho detto, cos'è il Viagra? <ride> Hello there. Klaus, grazie per la sabbata! <ride> e -oh. La prof mi ha guardato, mi ha dato la pastiglia e mi ha detto vieni con me in bagno che ora te lo spiego. E da lì è iniziato tutto. Da lì sono iniziati i miei anni dal terapista. Molto bene per questo. Poi scopri parole più complesse, tipo mamma, cos'è la droga? Vieni che la proviamo insieme, figliolo. Andiamo quella che assume la mamma per sopportare tuo padre tutti i giorni. Eh, tienilo tu il cucchiaio di Abdul. non bere quello. Dai. Allora. Lecca anche tu la seringhina o pelà. Eccola qua. e su, dammi una sigaretta. Dammi una sigaretta Luca, dai. Ecco qua. Fantasio. Questa è la droga. Bello, <ride> no? Sì, ma ho paura la prossima domanda, ma Samuel, grazie per l'otto sparatino. Ah, grazie mille Sam. Ok, non mi confonderà. Poi era bello all'asilo. Andare, andare dai propri compagni, dopo che hai imparato i discorsi dei grandi, andare a ripeterli mai, ma sentito solo sette cose, e allora gli dice, Ehi, gli omosessuali sono dei drogati al cinema. <ride> Poi le mamme si chiamano, e dice: Tuo figlio è un coglione, tuo figlio. Un... Eh. Mi fa strano parlare di mia mamma adesso perché. <ride> gli omosessuali sono dei drogati al cinema. <ride> io sto vivendo un momento che secondo me sta succedendo anche a qualcuno mamma di... cose. sì che poi tra l'altro era vero questa cosa qui, cioè non specificatamente quella degli omosessuali, però era vero che ogni tanto elementari dicevamo un sacco di stronzate dicevamo cose anche abbastanza sbagliate e finiva che la mamma telefonava a casa della mamma che telefonava a casa della mamma tuo figlio ha detto questo a mia figlia tuo figlio ha fatto questo a tua figlia ha fatto questo a casa mia invece chiamavano e dicevano la prego dica a suo figlio di ridarmi mia figlia <ride> E io prendevo il telefono e dicevo: 150 euro in contanti, signora, non se ne parlo cazzo Grazie, 150. Cioè, io do per scontato che stasera serviva il Green Pass, quindi vuoi o non vuoi, in qualche modo qualcosa abbiamo dovuto fare. però tutti quanti in questo momento abbiamo a che fare con persone a cui vogliamo bene che invece la pensano in modo diverso. Mia madre, a 65 anni, è full Novax. Full. La lalla. La. Mi stupisce che tu la conosca così bene, fra. Però... <ride> tra l'altro ha detto lo Full Novax vax e lo voglio sempre bene e no, non c'è un motivo per cui sia successo, non c'è una sola ragione, o meglio, una ragione c'è ed è internet. Mamma cos'è, OnlyFans? Nel tuo futuro lavoro, visto che l'Italia è un paese di merda con lavori precari, figliolo, comincia a lucidare quei bei piedini per la bamba. Per me, io sono dell'87, internet per me è una, uh, so come dire, un'onda un bassa che puoi surfare, maldestra... però sembra gestibile, no? Sono dell'87 e ci sta sul bagnasciuga. Mia madre internet l'ha vissuto così. È andata a Nazaré, in Portogallo, mm? dove si spezza l'Atlantico. Ci sono le onde più alte del mondo. Si è messa sulla spiaggia e ha detto «Internet, fammi tua!» È difficile parlarci su questo argomento. Eh, è diventata la pistola più veloce del West delle stronzate di internet. <ride> Sono andato a pranzo con lei qualche giorno fa e ho detto semplicemente «Mamma, mi passi il sale?» Hai visto quel video di quello odontoiatra di Sestri Levante che dice che se ti metti un pugno nel buco del culo e ti esce dalla bocca non hai il Covid? Ah sì? Funziona così? Non lo sapevo, è un bel sistema. Io usavo il tampone però, mai dire mai, possono esserci comunque sistemi alternativi, voglio dire, per giù per la quale. Vuoi vedere il mio? È su OnlyFans. È difficile parlarci, lei è un... Poi, poi comunque guarda che questi, questi parenti qua esistono, questi parenti qua esistono e come ho già detto tutti ne abbiamo uno, tutti ne abbiamo uno, tutti abbiamo un parente o un, comunque un conoscente che è assolutamente convinto di una teoria complottista che lui ritiene essere la verità assoluta ma che per qualche motivo i poteri forti ci tengono nascosti e vi assicuro che io ho sentito le teorie più disparate, anzi immagino che voi, anzi immagino che ve lo immaginiate dato il lavoro che faccio io quindi... Però voglio dire, ci sono anche quelli che nonostante tu gli metta davanti l'evidenza del fatto che la loro teoria è palesemente una minchiata sesquipedale, comunque tirano avanti a difenderla senza, senza, cioè, senza voler sentire ragioni. Una delle quelle che mi ha fatto più ridere, e ve l'ho già raccontato mi pare tempo fa, era un mio conoscente che sosteneva che l'attacco a Pearl Harbor fosse stato premeditato dagli americani <ride> e gli americani si fossero fatti bombardare le navi del Pacifico mandando a morire migliaia di, di, di soldati perché così avevano la scusa <ride> per entrare in guerra gli ho detto scusami però a me non sembra cioè, io, voglio dire a me questo non sembra un gran piano cioè nel senso scusami non bastava farsi attaccare l'isola senza farsi affondare le navi, cioè, voglio dire, non è che l'America per entrare in guerra aveva bisogno di farsi bombardare le navi e far morire soldati, cioè, voglio dire, se gli aerei giapponesi bombardavano per l'Arbor, anche senza colpire le navi, voglio dire, se lo stesso in guerra, non è che, voglio dire, non è che, immagino il presidente, 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 i giapponesi hanno attaccato per l'Arbor, hanno affondato le navi, no, presidente. Cazzo, non possiamo entrare in guerra. Non possiamo entrare in guerra. Hanno bombardato delle palme. Che cazzo. Uno <ride> dei miei <ride> zii è convinto dire, che ma... il vaccino contro il COVID sia fatto con i feti. Ovvio. Di cosa stiamo <ride> parlando? Ovvio, però non morti vivi, sono feti vivi rimpiccioliti inseriti dentro, perché vogliono rendere tutti gli uomini donne, vogliono che gli uomini diventino donne e provino l'esperienza della gravidanza eh, riempendoli di estrogeni, perché è tutto un piano di Soros, dei poteri forti, dei poteri ebraici per femminilizzare l'uomo che, essendo femminilizzato, non avendo più la capacità di essere mascolino, di essere aggressivo e specialmente non avendo più la capacità di guidare, non potrà più pilotare carri armati e auto e muovere la rivoluzione contro il governo sarà costretto ad andare a piedi e ovviamente voglio dire, un ribelle a piedi è molto più facilmente colpibile rispetto a un ribelle su un mezzo di trasporto. Per cui questa è chiaramente, questa è chiaramente la strategia dei poteri fortissimissimi. Una serie di amiche sembrano i Power Rangers, ognuno porta un piccolo potere dalla sua. Cioè, mia madre porta il suo cane di ormai dieci anni non castrato. Lei non si rende conto che non castrarlo lo sta trasformando in un pedofilo che viene messo dentro a un asilo e i bambini vengono spalmati di olio di cocco. Non toccarli, ok? Il motivo lo voglio lasciare libero, certo, perché ha scelto lui di vivere a Milano. Lei porta quello, c'è un'amica che porta un iPhone 7, basta quello, l'altra porta due divorzi e insieme come Power Rangers si uniscono e diventano Megazord, cioè l'individuo più pericoloso per la società italiana in questo momento e ogni, ogni dialogo è, è impossibile io, cioè, senso, ognuno ha i suoi cazzo le sue opinioni su qualsiasi cosa e io eh? un giorno ho provato a parlare e le ho detto Mamma, cioè, nel senso, se questo è tutto un grande piano eh, ordito da chissà chi il grande cattivo che sta sopra le case farmaceutiche posso dirti una cosa? il cattivo che sta sopra le case farmaceutiche <ride> cosa? è un grande cioè è complicato gestire tutta questa cazzo di faccenda, se l'ha fatto, se siamo parte di quel piano, o oh, posso dirti, rispetto, sei dovuto avvisare tutti i medici, tu, tu, tutto il mondo sanitario internazionale, mettere tutti d'accordo per inoculare un veleno, grandi, cioè non era facile, hai dovuto mettere in contatto tutti i governi tramite il Ministero degli Esteri, dove però gli ho detto noi schieriamo Di Maio. Effettivamente, effettivamente, non so quanto avrebbe potuto funzionare con Di Maio questo piano, però. Cosa complessa. Lei ha detto: In effetti, questo passaggio hai ragione. <ride> che imbecille. È, è complicatissimo Non si riesce ad andare. Io non, non so quale sia il suo piano. Se tipo si, si sente come se fosse dentro a Mission Impossible insieme alle sue amiche, vuole calarsi dall'alto a casa del signor Pfizer ah, e ucciderlo con i suoi superpoteri, tipo cucinare benissimo. Si trova davanti a lui, ti piace quello che ho fatto? Sì, signora, sì, io non la conosco. No, mi faceva piacere solo dirtelo. E le ho anche spiegato una cosa. Le ho raccontato di come io ho fatto il vaccino a Roma. Sono andato in un ospedale e c'era questo infermiere, questo ragazzo che era platealmente omosessuale. Non mi ha lasciato neanche. Era chiaro, mi ha visto, ha detto: Ravenna, vieni. Tutto chiaro, ce l'ho. Sono seduto, ha letto che sono di Milano e ha detto: Ammazza, che bella Milano! Ci ho vissuto, mi sono divertito tanto. Non ho dubbi. Vive in corso Buenos Aires, say no more. Proprio bella. Ci siamo capiti, fantastico. E mi ha fatto il vaccino. E... Dopo che mi ha, mi ha, mi ha fatto la, la punturina, mi ha uh, umettato come a tutti la, il braccio, e da come l'ha fatto, da come ha lasciato le dita per quella frazione di secondo in più sul braccio, mi sono reso conto che ero a una parola dallo scopare con lui. Sarebbe bastato dire aia. Che coglione. E ho detto, mia mamma, pensa se avessi fatto un amore con lui. Pensa se avessi fatto un amore con lui, sarebbe stata la prima volta per me, sarei cambiato per sempre. Mi sarei innamorato magari di lui, sarei stato per sempre debito a lui. Un amore profondo, bello, in difficile, intenso e proprio per questo speciale saremmo cresciuti insieme. A un certo punto, questo ragazzo mi avrebbe dovuto dire: Senti, amore, io ti ho inoculato un veleno mortale. <ride> Quando ho spiegato questo paradosso a mia madre, lei mi ha guardato e mi dice così che sei gay. <ride> C'ho sette mattino Grazie Un per... Tra l'altro, c'è stato un periodo. È stato un periodo nella mia vita. In cui anche mia madre pensava che fossi omosessuale. N ma non, perché, non per qualcosa. Perché lei è molto tranquilla. È molto libera. È molto libertina di mente. però c'è stato un periodo. Che lei era puramente curiosa. Classica curiosità femminile da mamma. Era curiosa e credeva fossi omosessuale E io ero indeciso in quel periodo Non sapevo se farglielo right. credere oppure no Ero molto indeciso Non sapevo perché avevo quella, quella tentazione Frank grazie per il 18 Grazie per il salve Avevo quella tentazione No sai tipo fai lo scherzo a tua madre E gli dici Sì, mamma sono gay E poi <ride> Poi, ma perché, ma perché sì? Perché, poi, tipo, volevo, volevo. Nella vole... mia mente è partito tutto un film. Nella mia mente è partito tutto un film incredibile. Dove io, dopo aver detto a mia madre che ero gay, sarei tornato a casa con un altro mio amico, un giocatore di football americano, 1,97 m per 180 kg di muscoli. E praticamente avrei cominciato a urlare e spaccare piatti per terra. Tipo, a urlare: Tu non mi ami veramente! Mi usi solo per il mio corpo! Sei un baiacco! È venuto fuori tutto, tutto questo film mentale nella mia testa tutta questa cosa incredibilmente elaborata <ride> dove io ho immaginato di avere una relazione con questo giocatore di football americano e mi facevamo delle grandi litigate dove spaccavo tutto quanto <ride> tutto questo nella mia testa è partito istantaneamente proprio come un film in pochi millisecondi si vede che un cervello che elabora molto velocemente le informazioni che e poi sul momento ho pensato che sarebbe stato veramente utile perché dire di essere omosessuale è la prima è la prima diciamo è, la, è una porta aperta per vedere le, le signorine nude e la sburrosetta grazie per i 15 patino grazie per i sub ed è una cosa geniale perché se ci pensi se tu dici a tutte le tue compagne di classe che sei gay loro ti inviteranno ai loro pigiama party e si metteranno nude e ti diranno ti piacciono le mie tette e tu potrai anche toccarle tanto non è un problema perché sei, sei gay quindi a loro non interessa capito quindi non è che la vedono come una cosa da maiale quindi voglio dire allora la mia testa è partita anche qui tutto un film in cui dovevo convincere tutte le persone che mi conoscevano che palesemente sapevano che, non era, che io non ero gay che se ero diventato gay allora pensavo tutti i stemmi per fare per <ride> mi sono immaginato che entravo in classe così ciao ragazze ero <ride> allora, lì che pensavo ok quando mi guardo le unghie devo fare così perché, perché così fa, così, le donne fanno così, gli uomini fanno così quando gli uomini si guardano le unghie fanno così invece so, sono le donne che fanno così quindi avevo cominciato tipo a elaborare nella mia testa tu, tutti i, i, i movimenti che dovevo fare, capito? Non stai bene, eh? Ma voglio dire, ma questo oramai è già assodato, è già assodato da, da molti anni, voglio dire, non è che non è una cosa proprio nuovissima, io te lo dico. Poi che cazzo è? Perché volevo vedere un altro piccolo spiego. Okay, Perché questo mi è piaciuto per il titolo Lavorare in Italia. Volevo vedere cos'era. E papere! Io vi ricordo che con Prime la sub è gratuita, papere. E se non avete Prime, Prime, potete farla comunque per 4 ore al giorno. Era, era divertente. 15 minuti, eh, eh, la soglia dell'attenzione di, di Dora. Potete andare, andare all'oratorio, andare... Comunque in chiesa un sacco di cose, fino adesso senza entrare nelle questioni di, 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 di fede o così, ognuno la sua ci mancherebbe, però imparavi un sacco di cose, no? il concetto di perdono, okay, il concetto allora di rispetto degli altri, no, dell'altro, tutte cose che oggi come oggi in Italia vanno per la maggiore. Tra l'altro fra poco dovrebbe ricominciare l'estate se questo 2020 Mia sorella, ci dà una bottralle. Ma perché non diventi omosessuale? Io non ho pregiudizi. Io tanto il culo è mio a te cazzo te ne frega. <ride> Giustamente la simpatia è e... Quando comincia l'estate, ricomincia anche lo, lo sfortunato esodo no? degli immigrati che dall'Africa cercano di raggiungere le coste eh? italiane. Ed è quel momento dell'anno in cui, come Ciliegie a Ho molta paura di quello che potrebbe dire perché non so dove sta andando a parare, capito? Oggi cresce la grande, grande, il grande frutto del razzismo in Italia? no? Grande, grande razzismo, che in Italia non ha il minimo senso visto che noi neanche siamo bianchi. Nel mondo noi siamo italiani, Platini. che è il best of the best, però non siamo né scuri né bianchi. E a me della grande narrazione razzista che si fa in, in Italia, la cosa che più colpisce in assoluto, è la questione eh, che viene raccontata, no? Viene raccontata di questi immigrati che vengono qui, eh, eh, vengono qui <ride> e ci rubano il lavoro. <ride> eh, rubano il lavoro. Che lavoro fai tu? Palestra, palestra? Cioè, tu costruisci palestre? <ride> Cosa vuol dire Fa... cioè, sei un istruttore in palestra. Ah, ok. okay. Beh, in effetti, ci sta. Sei un istruttore in palestra, ok. Cioè, quindi uh, da che ora, che ora cominci la giornata? Torno alle 9. Io... Anche le 8, secondo me. Anche le 7 del mattino. Poi eh. c'è una pausa, pausa pranzo, no? Il <ride> riso, quelle cose da veri uomini. Che... Ok, e poi dopo ricominci nel pomeriggio. Ora, ti è mai capitato? Un giorno, andando in pausa, mentre mettevi via la scheda a pesi di un cliente, di prendere il tuo pollo, di dire ok, ora me lo mangio bello sereno, e di avere paura che nel momento in cui saresti ritornato ai bilancieri <ride> ci sarebbe stato un ragazzo ganese che, che ti fa. Ah, fratello, amico mio, personal trainer, ho rubato la VAR! Che coglione! che coglione <ride> ma lo fa benissimo tra l'altro incredibile <ride> lo, fa, lo fa benissimo perché questo con quella lì ha già la carriera spianata per venditori di fazzoletti <ride> scusate oh mio dio sono una persona orribile allora andiamo avanti questo è rubare il lavoro era un attimo era, era, era di fianco ai bilancieri, non c'è più ok questo è rubare il lavoro e secondo me in realtà il vero rubare il lavoro all'italiano è tipo c'è un ragazzo due ragazzi si parlano uno dice all'altro cazzo mi sa che sto giro ce la faccio a diventare notaio ho passato l'esame ce l'ho fatta e l'amico gli dice ma non hai paura delle raccomandazioni tipo quello è il figlio del notaio no non ti preoccupare guardalo c'è il figlio del notaio dice, ah sono il figlio del notaio ah! Ah, una settimana dopo sono diventata Natalia. <ride> Questo è rubare il lavoro di solito, però per come viene raccontata la questione è, è, è tipo: questi immigrati vengono qui. Hanno avuto l'idea geniale di rubarci il lavoro, come se fosse tipo: un, un, come se avessero avuto un'idea, come se volessero rubare la gioconda. No, c'è un ragazzo in Nigeria che guardando un fiume era lì che beveva dalla sua noce di cocco, <ride> ovviamente. È quello che fanno i ragazzi in Nigeria, stanno sui fiumi a bere dalle noci di cocco. Gli stranieri rubano il lavoro. Oh Domanda, come si fa a rubare qualcosa che non c'è? No, ma, ma a parte quello, a parte quello, grazie Felice Mattino, a parte quello, no, vabbè, ma ah, voglio dire, poi, poi non entriamo nel merito del discorso perché bisogna dovrebbe aprire mille parentesi, ma... Hai avuto questa idea? A fratello amico mio t'ha di su. Voglio andare in Italia a rubare lavoro. E gli si è avvicinato il suo fido, confidente, un po' più anziano, Mohammed. E si è avvicinato e ha detto: Mh, Mi sembra un'ottima idea, fratello. Ma ti serviranno gli uomini migliori. Eh, ma quello non è canese, però quello è giapponese. Eh, è bravissimo a farlo giovane, l'anziano è diventato giapponese. Sembrava Inception, signor Cobb. Il tappeto non è di poliestere. Cioè, è diventato, sembrava Suzuki. Auto ibrida per eccellenza. Guidala anche tu la Suzuki. Cioè, è diventata la pubblicità. Quindi, scusami, è tipo Ocean's Eleven, tipo, cioè, un film del genere, quindi è partito il reclutamento di... Mio padre africano parla così? Ma lo fa benissimo! Ma infatti non fa bene, io so come faccio a farlo così bene! Io non riuscirei mai a farlo così bene! E vari specialisti si è fermato in ogni stato ha detto, tu fazzoletti, tu... Ac... <ride> Hello there! Niccolò, grazie per i sei valutino, ho messo la strappata. <ride> e niente, dovrei, fa dovrei, fare, dovrei fare il comico, dovrei fare stand-up comedia pure io, evidentemente. Perché... Cendini, come noi ragazzi. <ride> <ride> e si sono trovati in un basement a Lagos di. Nel basamento. Costo su con una luce a piombo tutto fumo di sigaretta. Faccia la mia a Gesù. Questa è cartina di Africa e qui esce cartina di Italia. Questo è il tragitto che noi compriremo. Che attraverseremo il deserto. Chi non muore arriva in Libia. E chi non muore viene stuprato per due anni. Ma che coglione. Muore attraverso questa cosa blu che non so cos'è. Forse è, Forse è meglio non bere eh. Mi sa che hai ragione. Eh. Puoi arrivare in Sicilia, stare lì e scipiti per due anni e poi, di notte, col favore delle tenebre, neri al buio. <ride> Albi, grazie per i due E Risaliremo tutto quanto lo stivale per arrivare fino in Italia a trovare pausa pranzo di palestra e rubare il lavoro. il <ride> È difficile credere a questa storia, molto difficile crederci. Comunque, il film sarebbe una bomba. cioè Mohamed è anche l'esperto di tecnologia, quindi è tipo QD007. Di Uno dice: Fratello, ti serviranno anche i gadget migliori. Per esempio, questo sembra una scendina, ma se lo giri è una torcia. <ride> No, io non ci credo troppo a questa narrazione. Per fortuna che sono andato all'oratorio. Sicuramente quest'estate passerà la grande. Grazie mille, davvero. Grazie mille. Grazie mille. Da quando abbiamo deciso che. Ah, ma è più per persone. Beh, proviamo, se è brutto. Dobbiamo togliamo. avere l'approccio americano al lavoro. Il mondo del lavoro italiano è diventato come l'asilo: il cibo fa schifo. Fino a qui. Sei obbligato a collaborare con gli altri in progetti di cui non capisci il senso. È fino a qui. Ed è probabile che tu pianga ogni mattina. Che rispecchia effettivamente a grandi linee. Meno male, la situazione. effettivamente. Lo so perché sono dieci anni che lavoro in un ufficio. Perché io amo salire sul palco, ma amo anche non dover contrabbandare i miei organi per soldi. Questo risponde alla mitica, alla mitica domanda che ti fanno tutti i datori tutti, tutti di lavoro. Perché vuole lavorare per noi? Ma che cazzo ne so! Perché devo pagare il mutuo, coglione di merda! Ma che cazzo di domanda è? Perché vuole lavorare per Lidl? Ma che cazzo me ne frega della Lidl! <ride> ho bisogno dei soldi, testa di bicchia! Ma cagare te la Lidl! <ride> Ma che cazzo di domande di merda! Perché vuol lavorare per noi? Perché ho un diploma di merda. E non essendo laureato in ingegneria astrospaziale, <ride> devo fare il primo lavoro di merda che trovo per riuscire a vivere! Che cazzo di lavoro è? Secondo lei se potevo avere un posto migliore veniva a lavorare qui Maffanculo, ma fa culo qui perché amo tantissimo sistemare i biscotti in ordine alfa numerico quindi fidatevi di me se vi dico che in realtà il mondo del lavoro non dovrebbe causare queste ansie incredibili da una volta una volta era così una volta sì una volta tempo fa una cosa che la generazione Z non ha mai visto e per loro è mitologia una volta potevi licenziarti dal tuo posto di lavoro che il giorno dopo ne trovavi un altro perché una volta ti chiedevano di lavorare una volta eri Hello. tu che dicevi al datore di lavoro perché io dovrei lavorare per lei una volta era così una volta una volta era così quei tempi là quando tu facevi il colloquio e tu quando ti senevi dicevi ok perché dovrei lavorare per la sua azienda quelli quelli sono tempi che non esistono più sono oh, tempi che chi ha meno di vent'anni non riesce a capire <ride> è una cosa che non esiste oggi io sono bobo, grazie per i dieci ma, ti, per le... ma che quando c'era lui quando c'era lui lavoravi e prendevi anche l'olio <ride> si parla di anni 80, 90 quei tempi lì il mondo del lavoro è semplice ci sono persone che ancora non lavorano qui urlate yeeey <ride> Giovani. Allora, volete un consiglio? Date retta a una vecchia. Voi dovete avere solo due capacità. Sapere eh. fare le somme su Excel. Va bene. <ride> ok. E sapere cliccare su segna come già letto nelle mail. Va bene. Perfetto. Basta. Finito, finito, finito. Non vi serve a niente essere bravi, come io credevo, ingenuissima, cresciuta a film Disney e Ted Talk, convinta che un giorno sarebbe arrivato un manager azzurro su un monopattino bianco, a dirmi: ora vieni con me verso un bonus più alto. Anche se le cose cambiano, non cambiano. Gino, grazie per il 5-40. Ho tornato alle paure. Lo smart working è un benefit che non ti toglierò. Posso fare tutta la serata così. La bravura non mi serve. Lascia perdere. Voi dovete dare retta a me, il vostro Yoda del mondo del lavoro. Ok. Va bene, l'altezza mm. è quella. Bravura porta a lavoro. Mm. Lavoro porta a più lavoro. <ride> più lavoro porta a burnout. Mm. Stupido apparire tu devi. Di disimparare ciò che hai imparato mm. sembra il programma politico di Renzi <ride> sembrava Renzi che spiegava il job site <ride> che lo sforzo sia con te assolutamente, grande cheat, grazie per il giro è una saggezza, portala con te il mondo del lavoro è difficile se voi fissate troppo la vostra idea sul fatto che dovete diventare bravi, poi mi diventate rancorosi e andate dalle risorse umane, come il 60% dei dipendenti, secondo una statistica che ho appena inventato ma cui voi credete perché io ho gli occhiali. La gente va dalle risorse umane a lamentarsi. Deve essere un lavoro terribile. C'è la qualcuno sapere, qui la che la lavora nelle risorse umane? Grazie per Allora, parliamoci chiaro. Nessuno sceglie di lavorare nelle risorse umane. Lo mettono, lo mettono lì, voglio dire. Le risorse umane ti capitano. Eh, lo è tipo lo la lì. candida. Ce l'hai, come l'hai presa? <ride> non se sa. Poi appena inizierete a lavorare, scoprirete la magia dei sindacati, ragazzi. Io, io penso, prima di iniziare a lavorare, avevo tutta una visione strana dei sindacati. Quando ho iniziato a lavorare, ho scoperto la magia dei sindacati. Noi nella nostra azienda, prima ci avevano tipo, avevano, avevano, tipo stabilito che i nuovi assunti venivano pagati 4-5 euro l'ordi all'ora. Allora io non lì che Dicevo scusa ma che cazzo è che ha firmato questo contratto di merda che paga i nuovi assunti 4 euro lordi all all'ora. La CGL, ah perfetto. <ride> Dico "Ah, perfetto". <ride> ottimo, è esattamente quello che mi aspetto dai sindacati. <ride> Dico "Perfetto, oh, straordinario, perfetto, ottimo, grande". Come uh, grazie per i nuovi partiti. Perfettissimo. <ride> Nessun bambino va dalla mamma e dice Mamma, io da grande voglio mandare mail come Si ricorda che la zuppa ceci e mazzancolle non è un cibo adatto al microonde della break room <ride> Mamma, io da grande voglio eh, dirimere delle risse per l'aria condizionata in ufficio <ride> Mamma, da grande anch'io potrò fare il detective e scoprire chi è che non tira l'acqua nel bagno delle donne <ride> Nessun bambino lo fa cioè, chi ci lavora magari aveva pure dei sogni, magari sognava di organizzare l'Heineken Jamming Festival e invece è qui che organizza il team building. Il sabato fascista delle aziende. Alcuni se la raccontano pure bene e dicono no, ma guarda, 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 che anche organizzare una cena di Natale con tre vegani, quattro vegetariani, cinque celiaci, una donna incinta, intollerante al lattosio, è una sfida. <ride> Quello è una sfida, per carità. E noi abbiamo la sfida di cercare di fare carriera in questo mondo. Allora, modo perfetto per fare carriera è... sputtare ai colleghi. <ride> Parla male dei colleghi ai capi. Cerca di leccare il culo il più possibile. Non, non, stai a lavoro quattro ore in più del normale. Vedete, sono tutti i sistemi principali per fare carriera. Diventare abbastanza scarsi in quello che fate affinché nessuno si fidi più a farvelo fare, ma abbastanza simpatici da avere intorno e quindi poi gli altri lo fanno per voi. Che è come i nostri genitori. Ragazzi, oh mio Dio, ma sono io tantissimo. La... <ride> Sonic, grazie per i due paladini. <ride> Sono io tantissimo. Quando lavoravo in tutti i lavori che io ho fatto, facevo talmente tanto il coglione che a un certo punto, per disperazione, mi mettevano a fare cose banalissime perché non volevano che me ne occupassi io. <ride> <ride> Sono tantissimo io queste persone <ride> Ah, i vecchi tempi Quando aveva ancora 20 anni E non me ne fregava un cazzo di niente I vecchi tempi <ride> Metodo approvato dal direttore naturale Grandma Calzon Loop Man Pezzi di merda Dottor, dottor Barabani, Grazie per i girmani <ride> Gestiscono gli smartphone Fanno dei casini inenarrabili poi una volta vi invitano a cena e vi, e vi accolgono così, ah guarda non ho toccato niente, guardate io non voglio sapere niente, mi dice delle cose, guarda non ne voglio sapere niente. No ma non è per quello, ma no allora non è per quello, cioè per dire, allora perché, ve lo spiego, perché io sempre ho sempre avuto dei grossi problemi con il far finta... Che una persona che mi dice qualcosa stia dicendo veramente una cosa interessante. Cioè, nel senso, per dire, ci, ci, sono, ci sono quei capi, ci sono quei, quei capi, no? O quei manager capo ufficio, capo reparto, che sono totalmente infogliati con quello che fanno, al punto che cercano di coinvolgerti. E in, in quello che fanno loro e tu in maniera molto fantoziana sei lì che fai: Oh, oh, grandissimo il nostro direttore naturale generale! Ah, oh, sì, bellissimo il ciclismo! Cioè, Adesso, per fare l'esempio, io ho avuto una persona con cui ho lavorato che era tipo pff, il capo reparto di un'azienda, adesso non riesco bene a definire, però non, è, non era neanche il capo magazziniere. Tipo il capo reparto, quindi. E lui era fissato col Tetrapack. <ride> cioè, lui narrava ai dipendenti di come il Tetrapack fosse stata l'invenzione più grande mai fatta negli ultimi secoli. Beh, io avevo dei grossi problemi ad assecondarlo perché io lo, io lo guardavo così. E ragazzi, secondo me si è reso conto che lo stavo prendendo per il culo Perché io, lui, mentre lui mi parla Il tetrapack è quello del latte ragazzi È eh, il pacco del latte Il cartoccio del latte Quello, dai, quello triangolare Che, che, che apri così, dai Il cartoccio sopra del latte, come cazzo E, e, e io lo, lo guardavo così, con un sorriso, così e Io sapevo che stavo tipo per scoppiare a ridere e Lui, <ride> secondo me, lui se ne è d'accordo, perché Cioè, nel senso dai cioè, ma non mi puoi parlare di te. Un altro era fissato con le bustine del tè. Era <ride> fissatissimo con le bustine del tè. <ride> un, altro, un altro era fissatissimo con i cartoni. I cartoni, quelli da spedizione. Che, quando, che io dovete sapere, che quando ho fatto, io ho fatto lo stage a scuola, abbiamo fatto lo stage alle farmacie comunali. Era lo stage in magazzino, praticamente io ero in magazzino alle farmacie comunali. E voi non avete idea della quantità di disastri che io e un mio amico abbiamo combinato lì dentro. Una quantità spropositata. Ma io poi ve l'ho già anche raccontato. Abbiamo sfondato prodotti, ho driftato con il muletto. <ride> Ho centrato in testa una persona tirandogli un, una scatola di cartone. Ho sbagliato tutti gli ordini inviati alle farmacie. Una... Un disastro. Cioè, sì, il muletto. Il muletto, quello. Eh, io, io driftavo col muletto. Un disastro completo, madonna mia. Ma sì, ma perché. Ma perché poi, ma, ma io ho sempre avuto, ma allora, io ho sempre avuto dei problemi con, ecco perché fai lo streamer, ah sì, perché io con i lavori normali, io ho sempre avuto dei problemi. Ma ah, ecco perché non ti fanno fare il mutuo, <ride> ma no, ma perché, perché tanto, perché tanto, io, cioè, io dopo un po' che lavoravo, io dopo un po' che lavoravo, io ho capito una cosa, che tanto chi è raccomandato va sempre avanti. Chi ha raccomandato va sempre avanti. Se tu sei raccomandato, sei un parente, un conoscente, un figlio, un, un suono, un, un genero del capo, tu fai sempre carriera. Chi si impegna e si sbatte nel lavoro, non ottiene niente. Perché non ti danno la promozione. Tu ti fai il culo, lavori per gli altri. Ti fai il mazzo, non ti danno la promozione. Non ti danno un aumento, ti danno una pacca sulla spalla e ti dicono bravo, bravo. E allora io, dopo un po' di anni che vedevo le situazioni così, io mi sono detto: Ma perché cazzo devo lavorare seriamente? Cioè, hai capito? Cioè, perché cazzo devo lavorare seriamente? Perché devo prendere seriamente quello che faccio se tanto quello che faccio è irrilevante? Se tanto l'impegno ah, che ci metto non è preso in considerazione? Perché cazzo devo lavorare seriamente? Cioè. Capito? Non, ti passa la voglia, Matteo. Grazie per gli 11. Matti, grazie per il saluto. Cioè, ragazzi, io, io, avevo de, io avevo dei colleghi di lavoro che erano così scemi che li mettevano a fare cose che non facevano niente. Cioè, io, io ho lavorato per dire... Io ho lavorato alla CAMST. Ho fatto anche qualche mese alla CAMST. Ho lavorato in qualche magazzino. Cioè, quelli scemi, quelli scemi, non è che li licenziavano. Non è che li mandavano via. Li mettevano a fare cose banali. Cose inutili. Li mettevano a far niente tutto il giorno perché no, erano troppo stupidi, non potevano licenziarli. Ecco, vedi, io Quindi, guido 18 voglio metri voglio dire, di autobus, cioè... ma ho il sogno di guidare un muletto, carro elevatore che <ride> non ho mai guidato. Boh, <ride> magari un giorno mi verrà questa esperienza. <ride> Grazie, felice Martino. E io, io, vedendo questa cosa così. Mi sono detto, scusa, ma se, perché quello lì che è scemo lo mettono a far niente e io che lavoro mi devo fare il bazzo? No, faccio lo scemo anch'io, così mi mettono a far niente anche a me. Cioè, ma scusa, ma non ho capito, cioè, perché io mi devo fare il culo per chi? Per la tua azienda di merda? Ma vaffanculo, va! Ma va a cagare! Come se io la mattina mi alzassi alle 7 pensando, che bello far fatturare l'azienda! Ma vaffanculo te l'azienda! Quindi voglio dire, cioè, che ca perché devo lavorare seriamente? Faccio, faccio lo scemo anch'io, faccio il coglione anch'io, non mi possono mandare via, mi metto a fare un cazzo e ho risolto il problema. Vedrai però, vedrai però, che se facessero tutti come me, secondo me cambierebbero. Secondo me cambierebbero idea. Andre pensavo di iniziare infermieristica come università, ma ho paura di non rientrare perché non mi sento pronto. Ba qualche consiglio, scusa se ho scritto troppo. Beh, non ti senti pronto nel senso di allora. studio, non so quanto tempo hai ancora. Mettiti sotto e studia 16 ore al giorno. Grazie per i Leo, grazie per i 5, grazie per Baratino. Se non sei pronto, mettiti lì e studia, studia 15 ore al giorno. Fai il vero ribelle, perché al giorno d'oggi i ribelli sono quelli che studiano. Fai il vero ribelle, mettiti lì e stai 15 ore al giorno a studiare. Poi, senza, senza impazzire, però. Fai così, perché è l'unico sistema e riposati l'ultimo giorno, l'ultimo giorno riposati. Non sforzare la mente, mi raccomando. L'ultimo giorno prima che sia un esame, eh, riposati Fede, grazie per i tre, palatini. grazie per i sub. E quindi, di conseguenza, mi sono detto che cazzo lavoro seriamente a fare. Però, vedrai che se facessero tutti come me: vedrai che se facessero tutti come me, ca cambierebbero. Cambierebbero le aziende. Cambierebbero le aziende. Vuoi, Vuoi vedere che se si mettono tutti quanti a fare i coglioni come me, le aziende cambierebbero. Può vedere. Buonasera a Milano, grazie, grazie, sono felicissimo signori, sono felicissimo di essere qua stasera fra voi eh, in questa serata bellissima, poi soprattutto a Milano, ok? Io tengo a precisarlo perché io amo Milano, mi sono veramente innamorato di questa città, vabbè non sono proprio originario di Milano, ok? Sono so nato un pochino fuori città, cioè sono nato in Congo in realtà. Incongrui vabbè a due passi proprio. A due passi. Mi sono innamorato di questa città. Mi sono innamorato di questa città proprio per fare stand-up comedy, ok? The fucking real show tutte le sere su tutti i palchi di Milano a far ridere la gente, cazzo. Sembra Luca Ravenna dall'accento. <ride> oh. Istituto Elvetico Sanders si prende cura dei tuoi capelli, prenota L Istituto Elvetico Sanders ti causa anche un arresto delle coronarie però voglio dire che cazzo c'è venuto un colpo Subito la tua oh, analisi gratuita 14, in uno dei nostri per centri Grazie mille per 14 <ride> E come la maggior parte della mia gente mi sono ritrovato a fare il mulettista in un capannone di merda fuori Milano Dai non mi lamento, non mi lamento non mi lamento, almeno io sto lavorando, ragazzi. Sto lavorando con una cooperativa, ma sto lavorando. Okay? Non so se fra voce c'è gente che ha già lavorato o sta lavorando con una cooperativa. Ah, mi spiace, zio, guarda, ti dico la verità: condoglianze. Se stai lavorando per una cooperativa, condoglianze. Lo dico, perché le cooperative in Italia sono l'apoteosi della merda. Quindi, condoglianze, condoglianze vivissime. Le cooperative, tipo delle coop, delle, delle associazioni, eh, qualcosa che finisce o inizia con coop, sono un, un insieme di persone, una cooperativa, una coop. Avete presente quelli che fanno venire gli immigrati per fargli lavorare a 5 centesimi l'ora nei campi? Quelle! Quelle! <ride> Avete presente quelli che dicono noi siamo per l'accoglienza, che li fanno venire solo per sfruttarli pagandogli un euro all'ora? Quelle sono le cooperative, quelle lì. Sono quelle le cooperative. Praticamente tutti quelli che lavorano con una cooperativa, quando arriva il fine mese, no, il momento di pagare l'affitto, si fanno la stessa identica domanda che ci facciamo noi congolesi quando gioca la nostra Nazionale del Calcio. E mo'? <ride> <ride> Ora ci tocca fare un gol qua. Wow! <ride> ah. Ah, perché fa grande... Ma mi piace l'ambiente però, l'ambiente è bellissimo, perché è un ambiente multiculturale, no? Lavoro esclusivamente con gli stranieri ed è bellissimo in Italia se è così, perché impari a conoscere gente nuova, eh, culture diverse ed è bellissimo se è così, no? Perché io lavoro solo con eh, i moldavi, eh, i pakistani, eh, questo popolo strano, cazzo, come si chiamano? Eh, eh, I napoletani, tutti stranieri... Tutti stranieri. Ma no. mister Caccia, quanto cazzo quanto cazzo ho i, i napoletani qua bravo oh. no 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 il mio capo magazziniere è un signore moldavo molto gentile, molto disponibile l'unico suo problema è che tutte le sue frasi finiscono sempre con porco cane e non abbiamo mai capito perché l'altra volta ci ha Ma presentato suo figlio no? l'ha portato a lavoro, ci ha presentato dicendo ecco vi presento il mio figlio Porco cane, cioè, come se di nome faceva porco di cognome cane, non abbiamo mese che faceva. Poi, i miei stranieri preferiti in Italia, i miei immigrati preferiti sono i pakistani. Io li amo i pakistani. Sì, lo so che sai, chiedere al tuo amico, ma il Pakistan si trova in Africa? <ride> Oddio, mica tanto! <ride> mica tanto! Ma... Questo è colpa della politica, no? che ci ha fatto credere che la parola immigrato è sinonimo di un nero africano mentre i sardi a Milano chiedono il permesso di soggiorno, cazzo no. eh, ragazzi ci sono anche quelli ho, conosci ho conosciuto anche quelli ragazzi ho ve, lo ve lo giuro, ve lo giuro ho conosciuto anche quelli ragazzi ho conosciuto seriamente una persona che, <ride> che parlando dei pakistani mi ha detto poverini vengono qui dall'Africa Io l'ho guardato, io l'ho guardato, gli ho detto, cosa? Da dove vengono, scusami? Da dove vengono, scusami? <ride> <da> dove vengono? <ride> Dai, voglio dire, no, te lo giuro, te lo giuro, te lo giuro, te lo giuro! Allora. <ride> perché? Ovviamente perché se non sei bianco, vieni dall'Africa, è ovvio, è ovvio! Martino, grazie per gli otto, Martino, grazie per i sub! Oh, che cazzo? Lodi, cosa sta succedendo in chat? Cosa sta succedendo? Ci sta avvenendo un, un massacro di, di messaggi. Cosa sta, cosa sta capitando? Mi sto preoccupando. Fermi! Pausa! Che cazzo sta succedendo nella chat? Lodi, spiegare! Illuminami perché non so cosa sta succedendo. Hanno bannato Grimbaud. Ma che cazzo dici? Perché? No, è un troll. Lodi, se è un troll, bannali tutti. No, oh, poverino. Che cazzo dici? Ah che cazzo dici? Merda, è vero? L'ha bannato sul serio! è l'ha bannato sul serio! Ma perché? Vabbè a parte... vabbè, vabbè infatti l'odio adesso 5 minuti e poi ripartiamo e eh, ovviamente sti cazzi, Ma, ma perché? Come mai? Ma qualcuno, qualcuno sa il motivo? Qualcuno sa il motivo? No, per Mabane è impossibile. Aspetta. Ah no, vabbè, perché è un collega, scusate, è un collega alla fine. È un collega di lavoro. Glielo, chie glielo chiedo per curiosità. Greenbaud, ma ti hanno bandato? Che cazzo è successo? Spiegami. La gente viene in live solamente per scrivere sta cosa. Ah, vabbè, 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 lo vabbè, no, dico, è ovvio, nel senso, cioè, quello, quello te lo potevi aspettare, non è che voglio dire, quello è, quello è normalissimo, eh. apprezzo la tua efficienza, ma quella è normale. No, però, voglio dire, sono, sono curioso, c'è una storia su Instagram, eh, spiegatemelo. In live ha invitato una ragazza vestita in modo troppo spinto. Ma è Perma? Ma è Perma o è... È solo temporaneo. Belver, grazie per gli otto battino, allora. Grazie per i sub. No, ragazzi, non può essere Permaban. Dai, a meno che non fosse nuda. A meno che non fosse nuda. No, ragazzi, è impossibile. È impossibile, ragazzi, dai. Cioè, a meno che non fosse nuda. Secondo me lo bannano per una settimana. Dai, ragazzi, non può essere Permaban. Dai, perizoma. Vabbè, dai. Ma mi stai prendendo per il culo. Perizoma. Scusami, ci sono quelle che fanno i video sulle piscine col culo di fuori e lui lo bannano per una danoni perizoma. Ma mi prendi per il culo, scusami. <ride> stai, stai, scherza stai scherzando, stai scherzando, spero, spero che, spero che non sia vero che era per il perizoma. Perché altrimenti, te lo dico, è grave, eh. È grave, io te lo dico. Ha mostrato una pistola, quella è il vecchio, è il vecchio, quello per qualche motivo. Cioè, adesso io, io, non dico mica, io non dico mica che non, devo, non, non ci devono essere signorine nude. Cioè, nude. Io non dico mica che ci devono essere signorine in costume. Ci mancherebbe altro. Non dico mica questo. Però voglio dire: Se esistono lì, no, non mi sembra. Cioè, no, chiamalo, vabbè, chiamalo. Voglio dire: Locrim, grazie per i quattro, no, no, no. grazie per i sub. Mi sembra, mi sembra, mi sembra colpa di Rapallo. No, ragazzi, decidetevi però: o era Rapallo... O era Pallo, o è la ragazza in perizoma, non può essere, non può essere tutto, scusatemi, eh. Cioè, eh, voglio dire, non, non, non può essere qualsiasi cosa. Eh, non, non, non. non... Bannato. Eh, ma spie, non, 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 mi ha, non mi ha spiegato. No, che cazzo è successo? È incredibile, ragazzi. Incredibile, sta. cosa. Non, non, non penso sia. Ma no, ma cosa lo sto a chiamare? Cioè, se lo chiama fare, non è, non è per quello che voglio dire. Adesso io scrivo: fammi sapere appena puoi. Mi raccomando, se hai bisogno, scrivimi. Vabbè, poverino, mi dispiace, dai, voglio dire, adesso, ragazzi, adesso appena. No, però non so se posso dirlo adesso. Adesso stai godendo così le sub arrivano solo a te? No, dai, poverino! Sono stronzo, sono stronzo, ma non così stronzo, dai! Voglio... Adesso faccio una storia Instagram. Pubblico del circo, venite sul mio canale! Cazzo, sono rimasto solo io, figli di puttana! Le sub sono mie! Bagniavoli tutti resterò il solo sotto itch bastardi, le sal sono mie, <ride> <ride> <La t> <ride> no, dai, però poverino, nel senso mi, mi dispiace perché. No, dai, sarà. Sarà. sarà... Aspetta, aspetta, scrivo solo. Non è perma, vero No, scrivo solo così. Perché, poverito, magari è un pensiero è elettrico, grazie per gli 11 martino. Grazie per i sub. Boh, ragazzi. Prima ci schianto adesso Grimbaud... Cioè, è una strage, è una strage, voglio dire. Che cazzo, cioè, È un massacro. Eh, in questo periodo qua. Poi tu. Vabbè, ma a me per cosa, scusami. A me ci dovrebbe essere il motivo, però, voglio dire. Ah, ma a me, sì, ma io non ho fatto niente, scusate, voglio dire. Cioè, che Cazzo. Voglio dire. Io, a parte le mie battute scemi, ma l'ironia è leg leg legale. Le... Ah, per la panza di fuori, hai ragione. Hai ragione. Mi sta scrivendo. Ah, ok, a posto. No, è abbastanza. Stavo guardando adesso. È stato bannato perché un tipa si è mostrata con una tuta attillata da spider-man nero. Allora non posso. Non era una sua live. Questo è quello che ho ricavato. Non so se è per questo o meno. Allora. Mi ha detto il motivo, ma non posso dirlo, ragazzi, non si può dire, non si può dire, ragazzi, non posso perché bada anche a me. Mi ha detto il motivo, ve lo dirà lui, ve lo dirà lui. Ve lo dirà lui. <lose> eh... Stiamo scrivendo un attimo... No, comunque ragazzi, a posto, no, comunque tranquilli, tranquilli, non è niente di, non è niente di, 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 di... Non è niente, non è niente di di, di... Di, 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 devastante, non è niente di... No, non, non posso dirlo ragazzi, non posso, cioè... No, non posso dirlo ragazzi, se lo bannano anche a me, eh, cioè... Eh, scusate, con, tut con tutto il bene del mondo, ma... Cioè, voglio dire, voglio dire, non posso dirlo. Non, po non posso dirlo quindi sta bicchia. No, tranquilli, ho, ho detto non è niente di drastico. Le leggete tra le righe, se vi dico non è niente di drastico. Eh, cioè voglio dire, dai. Non c'è bisogno che ve lo spiego. Non è niente di drastico. Riuscite a capire, eh, Riuscite a capire, voglio dire. Se dico non è niente di drastico, eh, eh voglio dire, non è che ve lo devo spiegare, eh, eh, voglio dire, scusate. Quindi tenetevi tranquilli, no, sono stupido, bannato No, no, tranquilli, ragazzi, tranquilli comunque, non vi preoccupate. Ve lo, lo dirà lui, ragazzi, ve lo dirà lui, tranquilli, ve lo dirà lui quando sarà il momento. Ah, io... Ora torniamo, giusto per non monopolizzare la serata, quindi. Dicevo, dicevo che mi, mi piacciono un sacco i pakistani, mi fanno una tenerezza incredibile. Io li vedo come le bambine Ok. di due anni, che ti parlano, non capisci un cazzo, <ride> e appena finiscono ti viene solo da dire, amore... <ride> Zampion, grazie per i quattro palatino, grazie per i sal. Mi fanno una tenerezza incredibile. C'è uno che affeziono particolarmente, che si chiama Kashif. Lui è un signore pakistano molto gentile solo che quando mi parla io non capisco un cazzo perché praticamente quel giorno è arrivato correndo verso di me la mattina al lavoro e mi fa Nathan, Nathan, senti, senti ieri casino, casino io treno Greta Thunberg olio di palma nel sol Mandela eh? oh raga non cercate neanche di capire perché io ci ho provato e mi è uscito il sì. sangue dal naso non cercate di capire l'altra volta è venuto verso di me la ma... pausa pranzo no? Mi tende una sigaretta e mi fa, vuoi fumare? Io ho detto no. Mi fa, perché tu non fumi? Io ho detto, fumo. No, Ma altra roba. Eh, eh, dai, ci siamo capiti. No. E, e mi guarda, e mi ha detto questa frase qua con sincerità, proprio come le bambine di due anni, no? Mi guarda e mi fa, tu fumi droga? Da quel giorno ho smesso di farmi le canne, ragazzi. Mi ha fatto sentire un drogato di me. Ecco una lista dei motivi per cui potresti essere bannato. Nudità, pancia, misoginia, nudità io, nudità estremista. Poi quale lato a seconda dei gusti sinistroide o di destra? Falsa informazione, terra rotonda, finti tutto geno.